Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Continuano gli aggiornamenti, ogni giorno ne vengono fuori di ogni per quanto riguarda la situazione ultra milanesi, Inter barra Milan, ma molto più Inter perché, come ho già detto, quando si tratta di Inter è trasversale, comincia dai giocatori, capitani, allenatori, dirigenti e presidenti. Milan, solamente Calabria. Ripeto, non ho trovato riscontri in merito a quello che è il contesto che riguarda Calabria nelle intercettazioni. Quindi, per quanto riguarda lato Milan, diciamo, non sono in grado di poter dare una mia impressione su quanto accaduto. Viceversa, per quanto riguarda l'Inter, c'è molto, 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 molto materiale. Ne ho già parlato, ne ho parlato ampiamente. Ieri sono uscito con un altro video e adesso, appunto, c'è un'altra situazione. Poiché l'inchiesta si allarga, l'antimafia indaga su Milan e Inter. Faccio un po' come fa un canale cartonato che spesso e volentieri si mette dal pulpito, non so di cosa, con un tablet o con un foglio a dettare legge, a leggere quelle che sono le notizie. Mette lì con il tablet, come se fosse chissà chi, a leggere appunto e a giudicare gli altri. Ovviamente, men che meno si mette a giudicare se stesso e la sua società. Leggo testualmente: secondo quanto riporta la stampa, dopo l'inchiesta della Procura di Milano, doppia curva, che ha portato all'azzeramento dei vertici delle tifoserie di Inter e Milan, la commissione antimafia è intenzionata ad intervenire. Sono già stati acquisiti gli atti relativi alle indagini e verrà presentata ufficialmente la richiesta di un comitato che possa occuparsi della questione. Ora, io non so se le parole Milando dalla Chiesa dell'altro giorno, che ho riportato anche sul mio canale, se eventualmente ve le siete persi, vi lascio qui in alto il link, così come lo trovate in descrizione. Diceva che appunto è una situazione paradossale. Tra l'altro, lui è anche un interista, quindi non ha, diciamo così, l'odio, tra virgolette, sportivo, e che ovviamente il concetto partilese andava assolutamente rivisto, perché da quello che erano le conversazioni, dal tenore, dal tono e dalla cordialità delle intercettazioni, tutto sembrava meno che appunto una situazione di vittima e carnefice, anzi una situazione di collaborazione attiva. E comunque si continua. La Presidente della Commissione, Chiara Colosimo, mi ha già comunicato per le vie brevi che accoglierà la mia richiesta, ha annunciato il capogruppo del PD Walter Verini. È dunque probabile che dopo la lettura delle carte si procederà alle audizioni dei presidenti dei club milanesi. Quindi il buon Marotta deve recarsi anche lui in procura, ma avrebbe già dovuto farlo se non sbaglio, e delle persone utili alla ricostruzione della vicenda. Poi vabbè, parla che dobbiamo affrontare il problema che non è solo milanese, e qui ci sto. È noto che in moltissimi stadi italiani c'è questa situazione, in un connubio pericolosissimo tra ultra e criminalità organizzata, e le società spesso chiudono gli occhi. Qui devo fare una postilla. Ci sono società che collaborano con le istituzioni, con le forze dell'ordine, come è successo con la Juventus, perché ci sono alcuni, che poi ne parlerò, che appunto dicono che anche noi, ma noi abbiamo collaborato, abbiamo denunciato. Quindi la nostra collaborazione è sì una collaborazione, ma verso le istituzioni, verso le forze dell'ordine, ribadisco. Invece c'è qualcun altro che, come ha confermato ieri Inzaghi nella sua deposizione in procura, aveva un rapporto amichevole, un rapporto non conflittuale, non minacciato, non si sentiva in una sorta di minaccia da parte di chi lo stava contattando, e che forniva biglietti, quindi foraggiava questa situazione. E quindi tutto mi sembra meno che in una situazione in cui il Milan e l'Inter, soprattutto l'Inter in questo caso, possa definirsi parti lese. È una barzelletta che sta girando da fin troppo tempo, e adesso, se anche la procura, o perlomeno in questo caso, se ne occupa l'antimafia, probabilmente non è così, o perlomeno le società non sono da definire parti lese. Però ancora continua questa canzone. Ma la commissione antimafia sa che voi avete fatto il triplete, sa che voi non siete mai stati in B, perché anche quello bisogna dirglielo, così magari, se lo si dice, ne tengono conto, sarà un elemento utile per le indagini. Siete qualcosa veramente di imbarazzante,
perché veramente c'è da dire questo, invece di andare a difendere quello che è eventualmente il rapporto con gli ultra veri, con quelli che è il tifo vero, perché io ripeto, l'ho detto già tante volte, approfitto per ribadirlo ancora, non è che uno, o perlomeno io, posso dire che la curva nord barra curva sud sono un covo di malavitosi, magari è un gruppo, una parte di questi, che hanno però insomma avuto insomma dei risvolti non proprio leciti. Quindi la curva nord mi sento di escluderla da quello che può essere eventualmente un coinvolgimento in toto, così come la curva sud, quindi che sia ben chiaro questo concetto. Quindi le informazioni si susseguono, la gravità comincia anche a un po' prendere piede, sia in parte ordinaria che in parte sportiva, però appunto c'è da capire effettivamente se poi le cose andranno avanti. Io mi ricordo che alcuni dicevano, insomma, soprattutto sotto il mio canale, l'inchiesta Prisma al lato ordinario, a parte che la Juventus è già stata giudicata per l'inchiesta, diciamo, Prisma in lato sportivo, però non vedo cosa possa fare a livello ordinario con un risvolto su quello sportivo. Qui invece l'ordinario non si parla di eventuali, insomma, finanziamenti piuttosto che anomalie a livello finanziario, qua si parla di antimafia, che forse è un tantino più grave rispetto a quello che è il nostro. Adesso non è che facciamo a gara a chi ha le cose, diciamo, più pesanti, però insomma, se non altro, noi siamo stati giudicati, ci sono state delle commissioni sia a livello sportivo che a livello ordinario, voi invece l'avete sempre scampata, quindi è ora che pagate dazio anche voi e anche insomma a ragion veduta. Detto questo, prima di chiudere, io rinnovo quello che è una sorta di consiglio a chi viene sotto i miei video a insultarmi, a dire stupidaggini, anche perché negli ultimi tempi mi sto occupando di questa situazione, lo farò ancora, non è che è finita, perché come vedete ogni giorno ne escono di nuove notizie. Vedo, entrando appunto nel mio canale, che nell'anticamera del cesso, così lo chiamo io, dove ci sono tutti quei commenti che attendono una mia approvazione, a meno che non siano già utenti approvati, prescindere, quindi per quegli utenti i messaggi passano senza passare dall'anticamera, sono lì una sfilza di geni che mi vengono a dire parlaci dei parcheggi dello stadium, delle intercettazioni che riguardano il parcheggio dello stadium, oppure insomma varie stupidaggini, voi juventini non potete parlare, voi questo, voi quello, voi quell'altro. Qui nel mio canale o si fanno le cose come si devono fare, o si porta rispetto, o insomma si mette tutto nel cesso. Qua comando io, fra virgolette, decido io, e chi ha il potere, o perlomeno chi ha la possibilità di commentare, può commentare, e quello riguarda tutti. Però poi sono io che decido effettivamente se ci sono commenti che possono essere pubblicati o meno. Direte, alcuni dicono, ma qua c'è la dittatura. Perché qua virtualmente a casa mia decido io chi eventualmente ha diritto di parola. Non vi sta bene? Me ne frega niente, andate da altri lidi, qua si parla solo di questo e in questo modo. Se vi sta bene, bene, se no gambe, e ci sono altri canali dove potete dirvela, menarvela, dove potete dire parti lese e godere insomma degli infortuni di Bremer. Qua assolutamente questo concetto non passa e non esiste. Quindi tutti quei commenti di quei decelebrati che mi stanno insultando e che vedo un elenco quasi infinito nell'anticamera del cesso, dopo un po' o vanno nel cesso direttamente, perché mi pare dopo 20 o 30 giorni vanno automaticamente nel cesso, oppure le butto io direttamente nel cesso. Quindi ripeto, è uno sforzo inutile, nessuno li leggerà, a meno che ovviamente non siate voi, perché mi pare che voi potete leggerli, però non li leggeranno gli altri, non vi risponderà nessuno, e se non vi risponde nessuno, perché io rispondo a tutti i commenti, come potete eventualmente andare a controllare sotto i miei video, se non vi risponde nessuno è perché siete nelle anticamere del cesso, e virtualmente siete nel cesso, siete appunto dei cessi, appunto delle merda. È un concetto abbastanza normale, cioè un concetto insomma che chiude un cerchio. Detto questo, appunto, vi saluto, vi ringrazio, vi invito, qualora non l'abbiate già fatto, ad iscrivervi al canale, è assolutamente importante, così come è importante la campanella attiva, è ancora più importante il like, perché dà degli stimoli importanti all'algoritmo di YouTube per andare a considerare meglio quelli che sono i miei contenuti. Detto questo, penso aver detto tutto, grazie, in attesa di nuovi sviluppi, e ripeto, ce ne saranno perché ne escono di ogni.
fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto. Forza Juve!